Caso particolarmente grave, peggio il vostro, secondo me. Ah, peggio il nostro. Musica, maestro, musica. Allora, abbiamo qui però un altro rappresentante del mondo OnlyFans, o del mondo... È finito, diciamo, il circo? No, ancora no, figura, abbiamo ancora diversi minuti. Altri mostri per te. Ecco. Allora, no. I nuovi mostri. La signora Isa Larana. Buonasera, buonasera. Come Isa Larana. Larana. Sì, anche conosciuta come Isa La Fata. Come Isa La Fata. Isa Larana è più il mio nickname per il profilo delle unghie. Per il profilo, perché tu sei un estetista, no? Sono una nail artist. Una nail artist. Sono agghiaccianti quelle unghie che hai. Posso dirti una cosa terribile, non mi farei toccare nemmeno fossi l'unica donna al mondo. Ma questa è forma di farfalla. No, ma per carità di Dio, per la carità, lei ha 33 anni, è un estetista mistress, appunto. Sono un artista terapista delle unghie, e lei sostiene di avere molti slave feticisti, e infatti è venuta qui in studio con un suo, diciamo, slave, chiamiamolo, esatto, così, giusto? Sono una nella artist, sarebbe schiavo tradotto, traduci un attimo questi inglesismi cretini. Sì, hai ragione, schiavi, sì. Questo signore qua dietro, descrivi tu, che lui non può parlare perché, esatto, è in anonimo, vestito da rana. Con lui perché? Sono una fata, non sono, sì, una mistress, è l'unico a cui concedo questo ruolo. Sì. Il mio rospetto vuole parlare. No, non parla del rospetto. Non è umano, non è umano. Sai che questi sono quegli strani minuti. Sì. Questi sono quegli strani minuti in cui uno quasi rimpiange il generale Vannacci. Tu dici, in cui questo circo. Rimpiangi la Serenissima, sì, Parenzo. Ma perché? Sì, no, rimpiangi la Serenissima. Io non ho capito questa strozzata. Ecco. Una bruciatina. Allora, scusami Isa. Ma allora, posso interagire anche con lei? Sì, lei deve fare quello, sì, che può fare quello che vuole. Allora, io ce l'ho con Parenzo più che sì, lei. Però stia calmo. Allora, Isa, allora dimmi un attimo, la tua professione qual è? L'estetista, giusto? Io questo sono... signore qua dietro ti dà dei quattrini, ti è una specie di... Lui mi aiuta tanto economicamente, però non c'è un rapporto sessuale tra, no, di noi. Facciamo dei giochi. Sì, tipo? Io sono una fata e lui è il rospo di un mondo incantato. Ma lui ha dei soldi, è un imprenditore, che cos'è? Lui ha 5 lavori, in verità. A 5 lavori, però gli piace fare la rana con te, esatto, gli piace fare e darti dei soldi, una specie di money slave, diciamo, di sugar daddy, non se non c'è il rapporto sessuale. Non è uno schiavo, siamo tutti e due beneficiari di uno scambio. Qui c'è una domanda e un'offerta, per me è un qualcosa di purissimo, niente di condannabile, assolutamente, per carità di Dio, diciamo, lui è che e si beneficiamo mette... l'un l'altro in maniere diverse. Cioè, lui come gode da questa cosa qua? Lui gode a fare il tuo slave, diciamo, a fare la tua rana in questo gioco? Lui non gode con il BDSM, ma gode con delle coccole, che io posso concedergli, che non sono sessuali, sì. Delle quanti vere soldi ti dà? Si può dire quanti soldi ti dà, Isa? No, perché non c'è una cifra precisa, ogni più o meno, ogni volta, più o meno. Uno che fa la rana, diciamo, no, che ogni adesso giornata torno a passata casa, con lui mi torno a casa, tu fai torno rospo, a casa parecchio. Mia moglie mi dice: cosa hai fatto oggi? Ma no, ho intervistato una rana. Ma una rana è una fata. Tu fai rospo. Una rana è una fata. Scusi, diciamo che mi fa passare del tempo di qualità, e dunque è un'ora con me è pari a, che ne so, a un 100 euro, 200. 200 euro, molto bene. Lei è contento di dare, faccia sì con la testa, lei è contento di dare questi soldi veri, soldi, e propri, sì. Oddio, mi dà, non sembra regali, felice, si rifà, ma come può. Allora, i suoi schiavi invece nella sua attività, diciamo, di mistress, ogni tanto fanno i tavolini, cosa non nuova per noi, no? Me lo conferma? Ho unito lei le due cose, sì, con la mia esigenza comunque di fare attivismo un po' come Maria Sofia. Cioè, in che senso attivismo? Cercare di sdoganare quello che è il mondo kink, sì, in tutti a 360 gradi, e sì, quindi ho usato la mia arte per monetizzare, e anche per avere dei servizi per le mie clienti. E dunque lei che fa? Tipo, no, capito? Mette dei tavolini loro umani. Possono farsi le unghie totalmente gratis da me se sotto al tavolo, mentre facciamo le unghie, abbiamo dei veri tappeti umani. Tappeti umani? Sì, dei tappeti umani che pagano per il servizio. Cioè, ci sono delle persone che si mettono come tappeti umani sotto i tavoli, sì, cioè e pagano loro per fare i tappeti pagano umani? Pagano per dormire con i nostri piedi in faccia, al massimo baciarli. Al massimo baciarli. Sì. Quanto danno per questa attività qua? Si avvicini un attimo al microfono. Quanto danno? È variabile, variabile. Anche lì varia. Passa variabile dalle 100 anche perché in su, dalle 100 in su. Dipende dalla ragazza. Da me passano tante influencer, tante ragazze super ambite. Che era impossibile avvicinare in maniera, allora, diversa. Allora, lei, leggo qui da questa preziosa scheda che mi hanno fatto, lei ha uno slave che paga per essere una scheda su una rana. Sì, sulla rana, sulla cioè, Isa. C'è gente, no. Ci sono redattori che vengono impiegati per, sì, fare schede su una travestita da rana. Andate, ecco, dillo Tamburini, va. Allora, ha uno slave che paga per essere buttato nell'immondizia, esatto, vero? Sì, ancora non abbiamo realizzato questa fantasia, però sì, ho varie richieste, c'è il toro,
Io devo fare la torera, prendere un drappo rosso, delle bandierie, torearlo per la stanza. Rendendolo... Imprenditori, anche gente seria, sì, gente sì, che vota a sinistra o a destra. Prima irrazionale con l'esaltazione del suo fetish, che è il foot fetish. Sì. Poi abbiamo mi dica che cosa ha poi nel catalogo, diciamo. Nel catalogo. Sì, è vero, io ho anche il catalogo dei tappeti e anche sì, parlando del mio catalogo invece personale non usufruibile da altri sempre clienti. Sempre gli slave. Abbiamo il mio rospo che è la No, ma la mia quello di mettere nell'immondizia, c'è gente che pagherebbe per farsi mettere in un bidone dell'immondizia. Sì. C'è un bidone vero dell'immondizia. Pagherebbe per entrare nell'immondizia. Se li date a me, li metto io nell'immondizia gratis, volentieri. Una cosa pazza. Ma perché c'è una forma... un uomo che mi paga per fargli esplodere i palloncini in faccia, quelli delle feste. Mamma mia. C'è un uomo che paga per fargli esplodere. Io vengo pagata per richieste buffe. Sono una cosa un po' diversa da una mistress perché effettivamente non fa pratiche sessuali. Raramente. Non mi va di rispondere a questa domanda. Ma non è perché... Papa lei che non le va di rispondere. Che vuol dire non le va di rispondere? Non vuole rispondere. La ringrazio. Musica. Allora, la conclusione non può che essere con Maurizio Ruggero. Che cosa ha visto oggi? Non può che essere... cosa ha visto Maurizio Ruggero oggi? La perversione, cosa ha visto? Cosa è questa signorina che ha di fronte lei? Che cos'è la perversione, il mondo contemporaneo, tutto il male concentrato in più persone che ha visto qui? Che cos'è secondo lei la prostituzione? Mi dica che cosa ha visto, dica qualcosa a questa signorina Ruggero. Dall'alto, no, lei può dire quello che vuole. La domanda suggestiva. Perché la vorrei chiedere anch'io, dov'è che scatta la prostituzione? Dov'è che è un servizio sessuale? Se uno mi porta in autostrada, il suo fetish è contare le macchine rosse, quando è che scatta la prostituzione? Quando si sta eccitando o quando si tira il coso di fuori? Vabbè, ma adesso queste sono cose filosofiche. Dunque, io ho visto molti mostri oggi che naturalmente voi andate a raccattare in tutte le vostre caverne. Prego, Miti, vieni dietro di me perché vorrei assicurare alla fine di questa trasmissione una cosa. Allora, ecco, dicevo appunto, oggi ho visto molti mostri che voi cavate da chissà quali antri, quali caverne. Eccetera. È un'anticipazione dell'inferno, perché questo è quello che ci aspetta, perché se non ci convertiamo, cioè questo è l'inferno. Ma non è l'inferno, la Bibbia, è un'anticipazione. Non parliamo della Bibbia, per carità. Non mi faccia dire quello che non ho detto. Ho detto un'anticipazione dell'inferno. Dico che però voi potete convertirvi e sistemarvi. Anche il signor Rana qua presente, che non è Rana quello dei tortellini. No, ecco. Il signor Rana che annuisce, se uno paga dei quattrini a lei per fare lo slave. Ma me ne frega, sì, perché a differenza di quello che diceva prima la svitata ecologista che avete chiamato prima, tutti i peccati hanno influsso su di noi perché dobbiamo scontarli noi i vostri peccati. E lo capisci questo problema? Esiste un monte di bene e questo bene si riflette su tutti, è un monte di male che si riflette su tutti gli altri, perché non è che loro fanno solo questa cosa qua. Ha detto che gli omosessuali dovrebbero essere bruciati, una volta ha detto, vuol dire, era quello che faceva la Serenissima e tutti gli stati tradizionali. Parliamo della sodomia pubblica. Nel vostro caso c'è il nodo scorso. Io, è diverso, non state tranquilli. Fermi tutti, italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.